Correva l'anno 2001. Alcuni di voi non erano ancora nati, ma per chi c'era, il ricordo va a un periodo migliore. I cellulari erano rari e costosi, Spotify aveva un logo strano, e internet era ancora un posto eccitante e misterioso. Ma soprattutto, per chi come noi era solo un bambino, quanto cazzo era bella la Melevisione. Interrompiamo il programma alla Melevisione per... Anche per i videogiochi, il 2001 fu un anno d'oro. Nel giro di un anno uscirono due console colossali come la PlayStation 2 e il Game Boy Advance, e tanti titoli che avrebbero cambiato per sempre i rispettivi generi. Tanto per citarne alcuni, con Halo, Bungie cambiò per sempre gli FPS, Devil May Cry inaugurò l'action stylish, e per finire, Rockstar condannò per sempre l'industria dei AAA con l'open world di GTA 3. Aspetta, cosa? Restate con noi. Oggi parliamo del paradosso che accomuna ogni open world e dei giochi che hanno osato sfidarne i limiti. Certo, GTA 3 non ha inventato l'open world. Alcuni ne rintracciano la nascita nei primi GDR degli anni 70 e 80, altri invece vedono nelle mappe dei primi Zelda e di Super Mario 64 due degni antecedenti, per poi arrivare a titoli come Shenmue del 1999, con cicli giorno e notte, un mondo altamente interattivo e NPC che sembrano prendere vita. Years ago, I was Chinese. Beh, quasi. In questo panorama, nel 2001 GTA 3 prese elementi da molti di quei giochi e li ricombinò in modo unico, segnando la via per il futuro della saga, ma soprattutto gettando i semi di una promessa che da più di 20 anni caratterizza ogni gioco open world, nel bene e nel male. Vivrai un mondo aperto, vivo, pieno di colori e luoghi meravigliosi. I personaggi che incontrerai nelle tue avventure saranno un coro di voci e personalità. Le tue azioni avranno un peso, un significato, e sarai artefice del tuo destino in modi nuovi e inaspettati. Eppure, chi l'avrebbe mai detto che nei 20 anni che ci separano da GTA 3 si sarebbe consolidata una tendenza che ad oggi piaga i giochi AAA? Molti dei quali si stanno uniformando a un unico stampo, orde di open world action adventure, con sistemi stealth e GDR ridotti all'osso, focalizzati sull'esplorazione di mondi pieni di filler. Saranno anche passati 20 anni, ma il problema è rimasto lo stesso. Il tuo mondo potrà essere esageratamente grande e curato nelle sue ambientazioni, ma più sarà estesa la sua superficie e più sarà difficile intrattenere chi gioca in modo autentico e interessante. È il paradosso dell'open world. Ti affascina con la promessa di mondi sconfinati, ma ti delude dandoti proprio ciò che chiedi. Ne volete la prova? Facciamo un piccolo esperimento mentale. Pensate a un numero, anzi no, a un Far Cry, da 1 a 10. Fatto? Se siamo bravi mentalisti, il Far Cry che hai scelto ha tesori da scoprire, fazioni nemiche da combattere, alleati da soccorrere e diverse regioni da liberare. Troppo generico, dici? È proprio questo il punto. Capiamoci però, il problema non è solo Far Cry o Ubisoft. Sono tanti i giochi che hanno seguito la tendenza e adottato la formuletta AAA, finendo per riempire grandi mappe con altrettanto grandi quantità di... nulla. Mancano interazioni significative, immersività, manca il senso delle nostre azioni. Un po' come quel finale di The Stanley Parable in cui devi letteralmente premere lo stesso pulsante per 4 ore, per evitare che un cartonato di un bimbo urlante finisca tra le fiamme. Solo che questo dura 50 ore, la storia lascia un po' a desiderare e per di più ti spoilera i puzzle. Molti AAA hanno accettato il paradosso dell'open world, ma oggi vogliamo parlarvi di uno che ha tentato seriamente di superarlo. Zelda Breath of the Wild. Secondo noi il gioco fa 3 cose in particolare che trasmettono la sensazione di un mondo davvero aperto, dove le nostre azioni hanno conseguenze significative e interessanti. La prima è anche la più semplice, al limite del banale. Ti fa smettere quando vuoi. L'esplorazione è totalmente opzionale, perciò se sei abbastanza matto, puoi svegliarti, completare il tutorial e fiondarti dritto dritto da Ganon a farti gonfiare come una zampogna. Certo, è sicuramente più indicato andare prima verso i colossi agli angoli della mappa, ma lasciarci la scelta fa sì che quanto esploriamo sia frutto del nostro interesse, e non di una decisione già presa al posto nostro. Per di più, Ganon e il suo castello sono messi proprio al centro del mondo di gioco, per ricordarci costantemente cosa ci aspetterà quando saremo pronti. Un grosso bottone rosso, da premere quando saremo stanchi di girare per Hyrule. Ed è proprio esplorando che ci accorgeremo di un altro elemento interessante. Vedremo succedersi luoghi come villaggi o santuari più interattivi, a foreste o deserti volutamente spogli, in un'elegante alternanza tra pieno e vuoto nel mondo di gioco. Non entreremo nel dettaglio perché abbiamo già parlato altrove dell'importanza di momenti di calma o silenzio nei videogiochi, ma il punto è accettare che ci sono ambienti talmente vasti che sarebbe irrealistico riempirli a tutti i costi. E questo ci permette di apprezzare meglio i momenti di azione o le interazioni tra i sistemi di gioco. Ed eccoci al terzo... No, un attimo. Prima dobbiamo affrontare l'elefante nella stanza, il nuovo Zelda. Premettiamo che per noi è ancora troppo presto per un'analisi critica di Tears of the Kingdom,
Abbiamo bisogno di farlo sedimentare per poter esprimere qualcosa di serio, anche se forse qualcosa possiamo già dirla lo stesso. Da quanto abbiamo visto finora, il nuovo Zelda sembra prendere la struttura di Breath of the Wild per innestarci sopra una serie di meccaniche davvero interessanti, che ci permettono di riesplorare la stessa mappa, più qualche extra, con molti più strumenti a disposizione. Ma qui sta il punto. Nonostante i nuovi poteri, le infinite possibilità e qualunque cosa sia questo, Tears of the Kingdom trova lo stesso un suo equilibrio, tra zone piene di occasioni per fare casino e radure vuote in cui apprezzare il silenzio. La differenza è che, mentre respiriamo l'atmosfera di Hyrule, stiamo anche montando strutture e incollando oggetti, in preparazione alla prossima grande avventura. Ok, possiamo tornare al terzo e ultimo punto, gameplay emergente. Per farvi capire di cosa parliamo, in Breath of the Wild c'è un enigma in particolare dove dobbiamo attivare due circuiti con delle sfere elettriche. Anche se ne abbiamo persa una per strada, possiamo sfruttare il motore fisico del gioco e impilare ciarpame metallico fino a connettere la sfera con entrambi i circuiti. E voilà, problema risolto. Il gameplay emergente in questo caso nasce dal felice incontro tra un motore fisico e chimico ben studiati e un giocatore portato a pensare fuori dagli schemi. Se è vero che grazie a questi tre elementi il gioco sfoggia un open world fresco e promettente, allo stesso tempo, nonostante i suoi pregi, non possiamo parlare di perfezione assoluta o di rivoluzione dell'open world. Breath of the Wild si è guardato indietro, ha colto cosa ha reso indivertente l'open world delle ultime generazioni e ne ha limato le imperfezioni. Ci ha mostrato che, sotto sotto, la solita formuletta AAA ha ancora qualche asso nella manica. Ma allora sarà Tears of the Kingdom la vera rivoluzione dell'open world? A noi è parso più un ottimo sequel, come ad esempio può esserlo stato Assassin's Creed 2 rispetto al primo capitolo. E ci teniamo a specificarlo, per noi si tratta di un grosso valore aggiunto alla serie. Ma ad ogni modo, oggi non abbiamo tempo di approfondire il discorso. Parliamone nei commenti. Quello che possiamo fare però è parlarvi di un altro titolo, uno che non ha tanto rivoluzionato quanto messo seriamente in discussione l'open world. Ma sì, facciamoli snob, diciamolo. Death Stranding decostruisce il concetto di open world. Oh, ora che l'abbiamo sparata grossa e la folla inferocita si avvicina, proviamo a spiegare cosa intendiamo. Secondo noi, il gioco si distingue nettamente da molti AAA, per il semplice fatto che non segue la stessa formuletta, ma piuttosto la ribalta. Volete un esempio? Il cavallo di Skyrim. Hardware più avanzati hanno portato a mappe più grandi, ma hanno anche aumentato le distanze tra le missioni, e di conseguenza pure i tempi morti per raggiungerle. La soluzione? Velocizzare l'esplorazione. Da qui il cavallo di Skyrim, utile per arrivare più velocemente a destinazione, qualunque essa sia. Forse non il primo, ma uno dei più famosi animali cavalcabili nei videogiochi open world. Ma ce ne sono altri. Questo è un cavallo di Skyrim. Cavallo di Skyrim. Strano, ma cavallo di Skyrim. Ecco, questo non è un cavallo di Skyrim. Death Stranding si rifiuta a velocizzare i tempi morti. L'avventura non inizia una volta arrivata a destinazione, l'avventura è arrivare a destinazione. Rendendo molto più faticose azioni semplici come camminare o stare in equilibrio, il gioco ci mette di fronte a variabili inconvenienti che molti AAA danno per scontati, così da non ostacolare la nostra power fantasy. È dura sentirci l'unico vero eroe, quando la gravità e una manciata di pacchi sono sufficienti a metterci KO. E a queste difficoltà si aggiunge un mondo realisticamente pieno di dislivelli, terreni irregolari e tantissimi ostacoli ambientali. Insomma, un open world che si rivela il vero antagonista del gioco. La sfida non sta nell'accumulare livelli, loot o armi di distruzione di massa, ma nel conquistare, un viaggio alla volta, quel mondo ostile e riconnettere una nazione frammentata, nello spirito ma anche nei fatti. La soddisfazione che proviamo non deriva da una fantasia di potere. È vero, siamo praticamente i prescelti, ma non c'è nessun cavaliere senza macchie e senza paura. Qui c'è solo un tizio che porta i pacchi e si fa un culo come una capanna. Se intendiamo questo, possiamo anche accettare che lo chiamino Bartolini Simulator. Infatti Death Stranding stravolge l'immersività da AAA, facendoci entrare non nei panni dell'eroe di turno, ma in quelli di una persona umile, pratica, più preoccupata dalle condizioni dei suoi pacchi che da quanti nemici può shottare di fila. Quello di Death Stranding è un realismo particolare, crudo, che rivolta gli assunti di game design dell'open world e mette in discussione tutto quello che da 20 anni ormai diamo per scontato. E nel farlo, offre una soluzione originale all'onnipresente paradosso dell'open world. Vuoi un mondo sconfinato, realistico, con cui interagire in modo significativo? Puoi averlo, certo, ma ti costerà caro. Dovrai fare molta attenzione, pianificare in anticipo, procedere con cautela. Se il mondo di Far Cry è un giro a cavallo in prateria, quello di Death Stranding è un rodeo. L'open world è tuo, se lo vuoi, ma non ti aspettare che si lascerà domare tanto facilmente. Se stai ancora guardando, grazie per essere arrivato fin qui. Breath of the Wild e Death Stranding sono solo due esempi di videogiochi open world che hanno tentato di cambiare la solita formuletta. Siamo sicuri ce ne siano anche altri, perciò consigliane qualcuno nei commenti. Se vuoi aiutarci a crescere e a raggiungere più persone, iscriviti e metti mi piace per fare la differenza. Se poi vuoi contribuire ancora di più al progetto Level Art, c'è il nostro Patreon.
ne approfittiamo per ringraziare i nostri sostenitori e per ricordarvi che al link in descrizione potete vedere i benefici riservati agli abbonati. Grazie a tutti per il supporto e al prossimo video! Merry Christmas!